E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa? Deve salvare la mia isola. Lei ha comprato un'isola? No, l'ho fatta. Questa è l'isola che ha costruito? Sì. Uso un po' per gli interni, ma insomma, la macchina l'ho costruita per l'esame da ingegnere. C'è un motivo in particolare per cui questo veicolo è sprovvisto di targa? Giorgio, te vivi in un mondo tutto tuo. Ma il mondo non è tutto tuo, ricordatelo bene, che non l'hai costruito te come la macchina. Allora forse dovrei... Fare cosa? Costruire un mondo tutto mio. Facciamo un'isola fuori dalle acque territoriali italiane. Devo vivere davvero secondo le nostre regole. Benvenuti sull'Isola delle Rose! E c'è questo ragazzo con dei suoi amici. Ha costruito un'isola e si dichiara indipendente. Non ho capito, devi ripetere. C'è un'altra radiorichiesta di cittadinanza. Senti questo odore di libertà. Una libertà assoluta vi spaventa. O non hai speranze. Bisogna pur correre dei rischi se vuoi cambiare il mondo. Dio benedica il presidente! Presidente? Vabbè, dai, sono degli hippie, sono scenografici.